Addirittura c'è pure un filtro come quando siamo dentro la TV, ci sono delle macchie sullo schermo. Guardalo! E se non è la mia impressione o questa nebbia continua a infittirsi, significa che il mondo sta per finire. Ho sentito qualcuno che lo diceva. E cosa pensi che succederà? Un terremoto, uno tsunami? Eh? Non succederà niente, è solo nebbia, testaccia. E poi se succedesse qualcosa di terribile, le Yetai o qualcun altro verrebbe sicuro a salvarci. Già, mi sa che hai ragione. Ah, e se un mostro gigante attaccasse Inaba? E gli alieni? Ho visto un film una volta. Sei stupida. E io corro. Pranzo, chi è che arriva? Sono arrivati i risultati dell'esame! Ecco appunto. Ah, l'orrendo momento della verità! Beh, andiamo a dare un'occhiata! Hai deciso di controllare i risultati degli esami. Io vorrei tenere in conto di entrare domenica. Però domenica vorrei maxare ancora la signora. Wow, sei un genio, Star! È fantastico! Sono felice come se anche io avessi preso il voto più alto. Comunque, potrei entrare domenica solo per vedere ancora, come si chiama, la televendita. Vorrei entrare e chiudere la faccenda il prima possibile. Tanto, i nostri companion sono tutti al massimo. Tutti. Sono rimasti solo quelli secondari. E secondo me abbiamo tempo di finirli se entriamo già da adesso nella TV. Potrei però saltare la giornata di oggi e non entrare subito per fare una cosa. Tesoro, tu hai qualcosa da dirmi? Non capisco. Non capisco se veramente Marie serva a livello di storia normale o se sia veramente solo contenuto aggiuntivo. Volevo vedere però se potevo già creare alcune delle persone nuove che abbiamo ottenuto. Belzebù si ottiene con 6 persone. E le abbiamo tutte volendo. Però possiamo fare Loki. Amplifica ghiaccio. Lo sapevo che eri una persona di ghiaccio, cavolo. Debolezza al fuoco, eh? Riflette fuoco con Ishtar. Ok, a me serve però qualcuno che abbia potenza ghiaccio. Devo fare il giro giusto per riuscire a infilarglielo dentro. Non me la farei errata. Ok, per fortuna. Sai che preferisco il Loki di Akechi? Penso che d'ora in poi dovrai sopportarmi. La fitta sociale matto infonde in potere il Loki. Preferisco il Loki di Akechi, veramente. Non è brutto, ma Nil Flame. Livello 70. Sarà il suo attacco potente di ghiaccio, quello. Ok, ho ripreso tutte quante le nostre persone. Ce ne sono due che non ci servono, che sono Mietitore Bianco e Belial, che sono Morte e Diavolo. Li tengo per un'eventuale fusione che non si sa mai. Però io volevo fare una cosa. Volevo andare dalla volpe. Anzi, vediamo se ci sono anche gli insetti. Ha perso tutte le foglie. Ah, beh. Gli insetti non se ne sono andati almeno. E così, nell'eventualità che ci serve, almeno ci possiamo curare con la volpe. Certo che la musica così incredibilmente allegra in sto casino assurdo è impossibile. La volpe sembra vivace. Evviva! Soldi! Anche se il mondo sta per finire, io ricevo i soldi al tempio! Yay! La volpe osserva la cassetta delle offerte e sembra soddisfatta. L'importante è che lei è felice. Poi chi se ne frega se il mondo viene distrutto, giusto? Brava lei. Livello 8. In realtà altre due cose. E la volpe siamo a posto. Hai passato il tempo con la volpe. Si sta facendo tardi, decidi di tornare a casa. Dopo scuola, sera. Ai, puoi lavorare come tutor e come custode all'ospedale. Ti direi che non è neanche una cattiva idea. Si rafforzerà presto. Andiamo. Hai detto ripetizioni a Shu. Dopo viene la parola Ave, quindi dovrei usare il participio passato. Done, giusto? Ho sbagliato. Viene la parola Have, non Ave. Non so che cacchio. Effettivamente era decontestualizzata. Provi a spiegargli la frase in modo che possa capire, la dialettica è aumentata. Anche l'inglese si impara memorizzando. Nella matematica devi solo ricordare le formule giuste e applicarle. In chimica si tratta solo di ricordare le varie equazioni. I compiti in classe servono solo a vedere se sei in grado di ricordare tutto e ti penalizzano se dimentichi qualcosa. Ed è vero?
Nella tua scuola ci sono casi di bullismo? No, per fortuna non mi sembra che sia mai capitato. In effetti non me l'aspetterei dagli studenti delle superiori, siete tutti più maturi. Non venire a scuola in Italia allora. Non che lo picchino, gli nascondano le cose o chissà altro. E non gli rubano neanche i soldi. È solo che quello non è il suo posto. Magari non è esattamente bullismo. Sforzati di più allora. Uno sforzo in più. Oh, capisco. Shu riflette tra sé e sé. Non si tratta di me. Si tratta di quello studente nuovo. Quello di cui ti parlavo prima. Non sono io. Forse ti ho parlato di troppe cose che non c'entrano con i miei studi. Non mi dà fastidio. Hai detto a Shu che non è un problema che se ti parla della scuola. La statistica di comprensione è aumentata. Grazie. Shu sembra piuttosto felice. Verrai ancora, vero? Sembra che Shu stia iniziando ad aprirsi con te. Si è rafforzato, perfetto. Livello 5. Ottimo, siamo già a metà del percorso. Forse riusciamo a finirlo prima della fine del gioco. Stammi bene. Effettivamente quei 10.000 yen adesso come adesso che ho spesi per comprare le persone ci servivano. Ma guarda, di nuovo il filtro morte. Oh, Star-kun, buongiorno. È finalmente giunta l'ora di combattere contro il vero colpevole. A dire il vero sono ancora sconvolto dall'aver scoperto che è Adachi-san, ma non posso perdonare quello che ha detto o che ha fatto. Dobbiamo vincere la battaglia. Non perderò neanche io. Ma mi preoccupo per Nanako-chan. Non possiamo fargli fare quello che vuole. Dobbiamo porre fine a tutto questo. E per tutti quanti. E per me. Oh. Eccolo lì, il nostro eroe. C'è sempre più gelo, man mano che si fa dicembre, eppure la nebbia accenna a non andarsene, ergo prendetevi cura di voi. Ho giusto visto un documentario carino con degli orsi polari che si tengono attivi persino nel gelo, quelle morbidose palle di pelo. Sapete che non sono realmente bianchi? Vero Star-kun? Sei stranamente allegro? Io, allegro in questo momento. Sai di che colore è veramente il pelo di quei morbidosi orsi polari? Per me è bianco, per me la gibolla è trasparente? Ottimo lavoro, si è proprio trasparente. La pelliccia trasparente disperde la luce che la investe facendola apparire come bianca. Ma la loro pelle è nera, permettendogli di assorbire efficientemente i raggi solari. Gli animali sono ben attrezzati per divertirsi nel gelo. Sono sicuro che anche tu non moriresti di sicuro in una tormenta di neve. Zoccola, no. Per oggi le lezioni sono finite. La nebbia potrebbe davvero avvolgere tutto il mondo entro la fine dell'anno. In ogni caso bisogna sconfiggere chi sta dietro a tutto questo prima di allora. Ricordi che oggi potresti lavorare dopo scuola. Credo che sia poco importante la cosa. Credo ovviamente che sia più importante, sai, andare ad occuparci della missione primaria. Ah, prof, aspetti, ho preso il massimo dei voti di nuovo, salve. Ah, basta, così, era solo una volta sola puoi ricevere la tuta, tra l'altro solo per i maschi. Allora, faccio un piccolo giro prima di entrare nella TV. Chiediamo la prossima missione alla volpe, che tanto chiederla non ci fa perdere il tempo. Ed entriamo nel ristorante. È scritto con una calligrafia ordinata ed elegante. Un portafoglio disperso nella nebbia, che fame che ho. Vorrei riavere il mio portafoglio. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca questo. Sì, accetti la richiesta, certo. La volpe sembra felice. Ok, un portafoglio disperso, niente di che. Andiamo nella zona ristorazione. Ci siamo tutti, sì. Ed entriamo nella TV. Ikuyo. Dobbiamo fermare Aduchi. Ottimo, andiamo a prendere Adachino. Sei pronto, se sei? Oggi tocca a me fare da guida. Pure. Allora. Ovviamente abbiamo bisogno di farmare un pochino prima. Va bene, Teddino. Dopo un po' di allenamento e un po' di farming di soldi, ci dirigiamo da Adachi. Ok, faccio strada. Ok, ho allenato Chie Yosuke e Teddy, appunto. Quindi direi di andare full con il gruppo utile. E farei Yukiko per la cura, Chio, Kanji e Naoto. Anche se Yosuke potrebbe essere utile. Naoto è quella che rimane fissa nel gruppo ormai di default. Yukiko è altalenante, diciamo, può essere utile come può essere inutile, tra virgolette, visto che adesso abbiamo anche noi Ishtar che può curare. Per questo primo giro. Sei pronto? In bocca al lupo. Vediamo.
Oh, senti delle voci provenire da qualche parte. Vi ho detto di non seguirmi, l'avete fatto veramente. Non avete niente di meglio da fare. Che branco di sfigati. Troviamo da noi il colpevole. Oggi vediamoci al ritrovo speciale. Ho ragione. Ragazzi, siete imbarazzanti. Ma quanti anni avete? Oh merda, mi fa male lo stomaco. Dai su, siete ancora studenti, no? Non dovreste studiare invece di sprecare così il vostro tempo? Studiate tanto, essere ammessi a una buona scuola, università, lavorare in un'azienda rispettabile, sposarvi. Perché vi siete intestardati su una cosa tanto inutile? Non ve ne pentirete da adulti? Cos'è questo tizio? Di tutte le cose che abbiamo affrontato in questo mondo, lui è il più fastidioso. Non può farla franca. Lo so, c'hai ragione tesorino. Ma voglio vedere cosa ci offre questa zona. Ok, ancora il re e l'oscurità inutile. Sai che novità. Allora, ovviamente si attacca sempre prima fisico, aspettando sempre che lei ci dica cosa sono deboli. Guarda caso, volevo portare io Yosuke, non l'abbiamo portato. Quindi, Garudine, bella nuova pistola, eh? Bella anche la nuova persona, poi. Se Naoto imparasse signore della magia, te, non sarebbe mica male. Vai. Assalto ventaglio. Bravissima. Appena arrivati già. Assalto critico. Mano arcana. Vediamo cosa ci offre. Tra l'altro non ho visto il nome di questo dungeon. Vediamo. Allora, metà, sei, prendiamoci le carte, dai. Lama dell'ira, ok. Magatsu Inaba. Oh, interessante. Beh, Magatsu già, in teoria, sappiamo cosa vuol dire. In Persona 5 abbiamo visto Magatsu Izanagi. Questo vuol dire che, siccome appunto io non conoscevo né al tempo né ora la storia di Persona 4, non so se pensare che Magatsu Izanagi sia la versione malvagia di Izanagi o la persona di una sombra appunto di Adachi. Però Adachi non ha una persona in teoria. Adachi è appena entrato in questo mondo in teoria. Potrebbe essere tutto, potrebbe essere niente. Potrebbe essere che in questa città Inaba, questa versione di Inaba, a cosa potrebbe essere debole il re? Megiddo è devocazione, niente più. Potrebbe essere che in questa versione della città ci siamo tutti versione Magatsu. Cioè siamo tutti cattivi. Sono infuriato, sai che novità. E infatti, guarda che ti è andata contro questa cosa. Lo status furia! In realtà in questo gioco... Mano d'oro? No. Vediamo. Dicevo, lo status furia in questo gioco te lo puoi anche auto-applicare. Però è sempre sconveniente. È sempre sconveniente perché alla fine ti abbassi di molto le difese. Di conseguenza... sei molto vulnerabile, anche perché vai dritto per dritto ad attaccare fisico. Magari contro un nemico che ti resiste anche. La cosa buona... già le scale. Sai che quasi quasi... io proseguo... dov'è? Ah, il portale. Dicevo, proseguo, poi tanto in queste zone me ne torno per i fatti miei. Dove siamo? Scusate, datemi un secondo. Senpai, non trovo neanche un'uscita. Oh no, che facciamo adesso? Visto? Ve l'avevo detto, gli studenti devono starsene a casa a studiare. Perché non volete ascoltarmi? Di questo passo non diventerete mai dei membri rispettabili della società. Beh, divertitevi là dentro. Addirittura nessuna uscita? Strano. Quanto ci fai che la troviamo comunque? Sicuramente c'è un bossettino, mid boss da combattere. E sicuramente ci aprirà lui la via. Chissà se troviamo delle mani d'oro a questo giro. Aspetta. C'è un buco per terra. Ok. Ci servirà quel buco. Benissimo, Naoto è salita di livello. Naoto è diventata una bestiola mica male, veramente. Una potente forza alla sigilla. Esatto, avete indovinato, vi sto aspettando poco più avanti. Ma pensavate davvero che vi avrei semplicemente fatto passare? Ah, deve esserci modo per aprirla. Cerchiamo indizi, senpai. Il buco di prima o magari appunto come dicevo, dobbiamo cercare un boss?
Oh, ma non mi stanno uscendo mani arcane questo giro, eh? È un dungeon un filo sfigato questo giro. Certo, neanche io mi sto impegnando per cercare le debolezze. Sto cercando di andare a brute force per cercare di andare avanti il prima possibile. Non so perché mi aspettavo che questi leoni bianchi resistessero al fisico. Per qualche arcano motivo pensavo avrebbero resistito. Tanto, come potete vedere, li facciamo easy e li evitiamo ancora più facile. Vedi, dicevo delle mani arcane. Bravissima Naoto. Mamma mia, gli darei un bacino sulla fronte. Proprio qui, al centro. Brava, 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 vediamo. Ok, potevi darmi qualcosa di meglio, ma accetto il denaro. Vediamo quanto vi riceviamo. Beh, beh, se già 1000 li ricevi di base con un nemico, siamo già a 400.000. Beh, in questo dungeon forse qualcosina possiamo fare. Quindi, il buco di prima ci può servire. Vuoi saltare? Proviamo. Ritorniamo al piano 1. Questo posto... Oh, siete riusciti a scappare. Non male, non male. È vero che l'abito non fa il monaco. Questo posto sembra diverso rispetto a quello di prima. Sembra che Adachi abbia il controllo totale sulla zona. Come quella porta che non riuscivamo ad aprire. Temo che non sarà facile. Fa' attenzione, senpai. Mano d'oro. Quindi dicevo... Presa. Oh, quanto sei grossa. Cosa sei? Vaso bramoso, debole al fuoco. Sono sicurissimo che tu al fuoco sei debole. Sicuro, guarda, proprio. Beccati sto Megidolan. Ecco qua, 3400. Ulla madonna, o è debole la mano o una auto ha tirato giù il porcone qui, Comunque, andiamo di Satana. Serpe nera on the way. Vediamo quanto gli facciamo noi. Serpe nera è un attacco potentissimo. Però la versione Persona 5 è fatta meglio. Quanto ci fai che resiste agli attacchi fisici? No, però, cacchio. Comunque, vai di forza anzi, aspetta. No, pensavo... Ho tolto gli attacchi a tutti, vero Kanji? Vabbè, non importa, vai. Oh, se è così facile sconfiggerli, in realtà, tanto di guadagnato per noi. Ok, bravo. Oh, assorbimento fisico, Su Persona 4 Serpe Nera sì è forte, ma non è bello come in Persona 5, che appare proprio il serpentone da sotto e zac, una sgagnata sotto. Comunque, andiamo ancora di Satana, Megidolan e via. Satana è forte come persona, sì, ma è brutta. È veramente brutto come l'hanno fatto il modello. Potevano fare altre cose, probabilmente ha un significato, probabilmente è una raffigurazione di una qualche... come posso dirla? Mano arcana con la mano d'oro. Dai, dammi esperienza. Vabbè, anche i soldi, mica male. Dai, li accetto. Di una qualche raffigurazione, appunto, religiosa. 30.000, grazie. Quindi, per questo dungeon dobbiamo continuare a salire e scendere dai vari piani, immagino. Mi chiedo quanti piani abbia. E infatti abbiamo ritrovato le scale. Proviamo a proseguire prima di salire a questo giro. Pugno gargantuesco. Pugno gargantuesco in realtà non è neanche terribile, anzi. Credo sia la versione di poco inferiore a Mano di Dio. Proseguiamo, vediamo dove finiamo. Ehi, certo che non vi arrendete mai! Cosa pensate di ottenere correndo un simile rischio? Fare giustizia? Ma è davvero giustizia? O lo fate soltanto perché volete un po' di azione nelle vostre vite noiose? C'è differenza tra voi e un criminale che uccide solo per provare qualcosa? Capite cosa intendo? C'è ancora del tempo, pensateci su! Sai, non me la sento di dargli completamente torto. Ma non giustifica quello che ha fatto. Giusto, senpai? Mano arcana. Vediamo cosa ci esce fuori. Denaro per due. Vediamo quanto prendiamo. Vabbè, non è stato il meglio che potevamo ottenere. Però, denaro per 10, mica male. 100% di denaro ottenuto. Sai che quasi quasi sto pensando di cambiare Yukiko
con Yosuke, ma per il semplice fatto che Yosuke ha ancora l'abilità di togliere tutti i potenziamenti ai nemici. Non sarebbe una cattiva idea. Poi è versatile sia nella magia sia appunto nella debilitazione che nell'attacco fisico. Quindi volendo può fare entrambe le cose. Debole al fisico, ottimo, ottimo per noi. Benissimo, mi basta un colpicino, bravo. Bravo Kanji. Bravissimo. E ora ammazzatemi e datemi una bella mano arcana. Dai, dai, dai. Fatemi prendere un bel po' di carta a questo giro. Forza, forza, forza. Morti? Perfetto, bravi tutti. Mano arcana, vediamo cosa otteniamo. Ah, livello abilità. Allora, questo non ce l'abbiamo neanche lui. Benissimo, chi è che è salito di livello? Ishtar, bravissima. Bravissimo Kanji che mi dà una mano arcana. Vediamo. Cerchiamo di ottenere il più possibile, ovviamente. Guarda, lo sapevo. Lo sapevo. Ah, che palle, vabbè, non importa, non importa. Una spada elettrica e un papa all'interno di un cubo. Allora, sono sicuro che tu resisti all'elettrico a questo giro, vero? Mentre tu sarai debole all'attacco fisico come l'erano gli altri, ne dubito. Vabbè, non resiste perlomeno. Al vento, grazie. Quindi, uno. Tacchete. E... due. Quindi, nella speranza di un critico, attacchiamo il papa. Che suona malissimo la cosa. Distrutte le manine con la spada e un'altra mano arcana è stata ottenuta. Vediamo. A questo giro ti dirò che non sta andando terribile, dai. Uno, due. Niente soldi. Ah, strano. Ottimo, bonus perfetto. Bravissima Naoto che sale di livello. Qualcun altro? No, perché era lei l'ultima. Mano arcana. Vediamo se otteniamo qualcosa di buono. A questo giro però le mani arcane ti danno un sacco di carte, eh. Sempre 5 o 4 ne ho viste. Tentiamo la fortuna. Beh, la fortuna è quella che si è andata, quindi proviamoci. Nella speranza... vabbè, continuiamo il bonus perfetto, dai. E infatti, Kanji è salito di livello, bravissimo. Riusciremo a proseguire questo giro? Non lo so. Beh, sì, abbiamo trovato le scale, quindi sì. Forziere dorato? Equipaggiamento? Speriamo. Una catena di perline. Vabbè, meglio che nulla, dai. Oh, siete ancora qui! Sapete, questo posto è incredibilmente noioso. Perché non facciamo un gioco per passare il tempo? Vediamo. Che ne dite di questo? Non dovete farvi prendere dalle ombre. Cercate di raggiungermi prima che le ombre vi acchiappino. Pronti, partenza, via! Ma che... ah, quanto mi dà sui nervi. Non lo perdonerò mai. È davvero così che le ombre ci inseguono o è solo... parole? In ogni caso, torniamo un attimo indietro, facciamo cambio con Yosuke al posto di Yukiko e via. Wow, dei tavoli enormi, deboli al fuoco. Adesso che ho tirato giù quella poverina, che palle. Adesso che ho mandato via Yukiko, dai. Che peso che sei, vai vai Kanji, tirali giù tutti e due. Dai, vabbè, te l'abbono. Guarda, faccio una roba che non faccio da un sacco. Uso un oggetto per tirare giù un nemico. Nella speranza che riusciamo ad ucciderli tutti. Vabbè, se c'è Rise allora facile. Non mi devo neanche mettere in dubbio. Facile. Mano arcana, che così le proseguiamo. Dai, dai, dai. Beh. Che dire? Che dire, quindi questo, questo, questo e questo qui. Sempre 2000 yen, oh, io non mi lamento di certo. Ah, non va bene, non avete ascoltato le mie regole. Ho detto che non potete farvi catturare dalle ombre qui dentro, ricordate? Andrà meglio la prossima volta. Ah, impossibile, sei stato rispedito all'inizio. Oh, che idiota, mi fa saltare i nervi. Senpai, resta concentrato, su.
Allora, io pensavo scherzasse. Non dobbiamo proprio farci toccare. E non devo toccare di conseguenza. Nel tentativo di liberarmi di Belial e le mie tutore bianco che al momento non mi servono, mi è uscito fuori che potrei creare Kaguya. Kaguya effettivamente non sarebbe una cattiva idea, sai? Potrebbe essere una buona alternativa a Ishtar. Ishtar, Thor e Mietitore Bianco. Beh, possiede rango 10, affinità. Indubbiamente la persona creata riceverà un'enorme quantità di potere. Vai pure. Vai, vai. Donami tutto il tuo potere. Chi mi invoca? La luce del tuo cuore rischiara persino la notte più nera. Io diventerò la tua forza. Io sono Kaguya. Possa la tua luce non affievolirsi. Affinità 10, infondo il potere di Kaguya. Kaguya è bella, però la sua versione Picaro mi piace molto di più. 75 di magia, mica male. Cavolo, questa zona sarà enorme. Va bene, finché le ombre non sono rosse. Cavolo. Non avevo tenuto in conto che ci potesse essere ombre dentro i forzieri. Vediamo se ce la conta. Ah no, sì, ce la conta. Ah, fanculo. Allora, questo piano evitiamo tutto. Evitiamo oggetti, evitiamo nemici. Cerchiamo la via più breve per arrivare in cima. Ok, però questo è un dungeon fisso. Questo vuol dire che se continuiamo a sbagliare, prima o poi l'uscita la dobbiamo trovare per forza di cose. Il grande pericolo sono le ombre rosse, quelle che ti inseguono. Però forse non dobbiamo andare verso l'alto, ma più verso il centro. Vediamo se c'ho ragione. Secondo me è una trappola, nel senso non c'è proprio uscita. No, invece un'uscita c'era. Adace a quanto pare era di parola. Wow, mi stupisco che siate arrivati fino in fondo. Per ricompensarvi combatterò contro di voi. Perché ho il dubbio che non sia così? Ovviamente stavo mentendo. Perché mai dovrei farlo? L'unica cosa che vi meritate è di affrontare solo le ombre. Non che la cosa mi sorprenda, ma era d'oro. Perché ora è bianco? Una guardia che evoca altre guardie. Va bene, va bene. Concentrazione. Kadabum. Vediamo. Masukuja. Così evitiamo tutti i loro colpi e aumentiamo la precisione. Tanto sicuro questi sono resistenti a tutto. Sono un combattimento generale. Carica. Ecco qua. Ok, trombettiamo. E anche noi ci concentriamo. Pure? Mi sa che dobbiamo farli fuori il prima possibile, quindi potenziamento. Sì, così aumento di un turno il combattimento, però perlomeno kaboom. Ah, ma sono delle merdine, io che mi preoccupavo pure. Dai. Madonna mia. Non mi serve neanche potenziarmi allora, a quanto pare. Satana. Megidolan. Ma sono io preparatissimo o sono loro che sono delle merde? Mi sa la prima, sai? Certo. Qua evocano all'infinito, mi sa. Per fortuna Naoto l'abbiamo potenziata, quindi eventualmente, in teoria, dovrebbe uccidere tutto, tranne il serpente, forse. E l'ultima guardia. Vediamo se... Ok. Brava Rise, dai che ci aumenta l'attacco, quanto ci fai? Brava. Combattimento easy. Niente di più, niente di meno. Oh, siete bravi più di quanto pensassi. Ma quanto potreste resistere? Ah, come se avessi la minima possibilità di fermarci. Andiamo, senpai. Ma quindi ora posso andare a prendere tutti gli oggetti nei forzieri? Fammi indovinare, anche questa è una trappola? No, ci sono le scale. Però un forziere c'è e sicuro un nemico c'è anche là dentro. Quindi, per evitare problematiche, io lo salto.
Avete mai pensato a cosa sia quella verità che cercate tanto? Chi la vuole veramente? Solo voi, no? A cosa serve questa verità? Se siete gli unici a quali interessa, voi la cercate solo per mettervi a posto la coscienza. Non so dove vuole arrivare, ma le vittime degli omicidi devono poter riposare in pace. Dico bene, senpai? Adachi comunque sa dove colpire. Su quel punto di vista sicuramente il fatto di essere poliziotto, bei tatuaggi, colpisce bellamente. Resisto agli attacchi fisici? Scopriamolo subito. Non che la cosa mi dia qualche sentore di non lo sapessi. Ok, non hanno neanche troppa vita in realtà. Secondo me assorbono il vento, vediamo se... No, perfetto, è andata bene allora. Mano arcana, che era in programma già da prima. Wow, proprio non mi vuoi dare nulla a questo giro. Vabbè, guarda, lo faccio solo per mantenere il bonus perfetto. Grazie Yosuke. Che sale anche lui al livello 99, bravo ragazzo. Mano arcana, vediamo. Ok, questo è utile. Quindi 1, 2, 3. Ok, ce l'abbiamo già. Evita incontri. Questo effettivamente ci serviva per Kaguya. Ottimo. Che così, signore della magia. Forziere dorato. Vediamo se troviamo un equipaggiamento. Panne dell'anima. Che per carità, non si butta certo via. Però, ecco qua di nuovo la porta. Proseguiamo. Sentiamo. Namatame è il serial killer. E questa è la verità che vuole il mondo. E tutti si attaccano a questo come un remore. Mettiamo il caso che voi mi catturiate e che quella verità venga smascherata. Cosa pensate che succederebbe? Non capite? È semplice. Si attaccheranno alla nuova verità. Nulla cambierà, né loro né il mondo. E questa è la verità che state cercando. Che fastidioso arrogante, ma chi si crede di essere? Può blaterare di logica ed evitare la verità quanto vuole, ma i suoi atti sono imperdonabili. Dobbiamo fargliela pagare per i suoi crimini. Andiamo, senpai. Va bene, andiamo a menare il cattivone. Io più che altro vorrei trovare, boh, qualcosa nei forzieri dorati, ma non sta uscendo nulla di utile. Begli occhiali, vediamo. Debole alla luce, ah. È tutto tuo, Kaguya, vai. Bel colpo. Però frecce splendenti è su tutt'altro piano. Ok, questa è stata un po' sprecata, ma almeno bonus perfetto. Vediamo quanto prendevamo. 4000 punti esperienza comunque erano buona roba. Beh, effettivamente i punti esperienza sono ormai l'ultimo dei nostri problemi, se non per i nostri compagni. Vediamo. Al fisico. Oh, mi fai felice allora. Bravi noi, ecco qua. Ottimo. Tanto la mano arcana ce l'avevamo già assicurata, ma almeno lo facciamo con stile. Ecco qua. Vediamo, qualcosa di utile? Sì e no in realtà, però manteniamo il bonus. Giustamente questo è uno degli ultimi dungeon. Otteniamo un sacco di punti esperienza. Come ho detto, ormai siamo già oltre quello che ci serve e probabilmente oltre a quello che dovremmo essere. Vento? No, fisico. Incredibile, però sicuro ha un sacco di vita. Assautobi. Ok, il torero resiste e anzi riflette il fisico. A cosa sarà debole? Ah no, non ce l'ha riflesso. Mi spiace, è andata male. Niente di che, però va bene. Stiamo facendo un po' di riserva di persone nuove che ancora non avevo fatto. Niente forzieri dorati, solo forzieri piccoli troviamo. Oh, quando uno vuole provare a cercare qualcosa di nuovo non trovi mai niente. Oh, il carro armato colorato come fosse un Hot Wheels. Debole alla luce. Dubito che il carro armato ne sia debole, però proviamoci. Di questo passo, però... Che culo. Stavo pensando, Shirosha diventa relativamente inutile. Certo, un attaccante fisico abbastanza interessante, però non vale la pena di avere uno slot sia per lui, sia per Thor, sia per Yoshitsune, o in questo caso di avere un altro attaccante che usa la magia di luce per uccidere.
quando magari appunto Kaguya fa più del suo lavoro. Quindi questa. Amplifica ghiaccio, questo è buono. Secondo me comunque un'aggiunta interessante appunto di Persona 5 è stato aggiungere altri attacchi della tipologia buio e... carro armato di roccia, buio e luce, perché alla fine sì, instakill di luce e buio ci stavano, però era un po' uno spreco. No? Blocca il fisico, vediamo. Ghiaccio? No, vento. Mi spiace per te, ma eri contro due ventilatori qua. 52? Vedo che resisti qua. Speriamo nella carica di... No. Stavo dicendo, speriamo nella carica di Naoto. Va bene. Garudino. Ecco. Qua abbiamo chi mena forte di luce. Di vento, scusami. Di vento. Ecco qua. Bravissimi. 230. Ottimo. Mano arcana. Ok. Facciamo così. 1, 2, 3. Spero in questa. Benissimo. Forza e questa. Bravi. Questa è stata una bella mano. Bel colpo. Insta kill per tutti qua. Oh, che culo. Allora, 1, 2. Ci provo. Ah, vabbè, non importa. Continuiamo col bonus perfetto. Cosa mi dai con quell'otto di spade? Vediamo. Crescita 3. Vabbè, niente di che, però sempre accettato. Tanto l'importante, l'ho detto, sono i soldi. Dobbiamo recuperare un bel po'. Avevo preso un bel po' di soldi, li ho dovuti tutti spendere per prendere di nuovo Thor. Vediamo un attimo, vorrei vedere un secondo Shrosha se possiamo ancora recuperarlo rendendolo utile. Ecco qua, così non abbiamo perso nulla. Ecco, Shrosha, lama turbinante è un ottimo attacco. Ma Amon a questo giro non ci servirebbe più, volendo lo possiamo togliere. Volendo possiamo dargli qualcos'altro di più utile. Anche carica non ci serve più a nulla. Quindi abbiamo uno che sicuro non ci serve più e gli altri due che sono potenzialmente togliibili. Quanto siamo grossi qua. È possibile che sia debole al fulmine? Scopriamolo. Vai Zanagi. Grazie. È proprio esattamente quello che avrei voluto provare a fare. Brava risetta. Gli occhietti resistono, vediamo se resistono al fisico. Sì, resisto decisamente al fisico. Lui è debole anche al vento. Proviamo se lui è debole al vento. No. Va bene, tiriamoli giù tutti. Ecco fatto. Riproviamoci di nuovo con Kanji. Ecco qua, vabbè, mancati, bravi. Muori ora. Kaboom. Di Dolan, utilissimo. Comunque, vediamo. 1, 2, 3 e via. Mano arcana, bonus perfetto. Livello 9, signore delle armi. Questo è buono. Oh, ecco qui la porta. Vediamo se vale la pena. È dorato. Vediamo, potrebbe uscire qualcosa di buono. Un Lucky 7. Ok, proviamo. Vediamo se ne è valso la pena. Un piccolo cieco. C'è qualcosa al centro di quest'area. Sei pronto, senpai? Certo che sono pronto, sono sempre pronto. Lucky 7, aumenta di 10 la fortuna. Minchia. Con Cie, sai che potrebbe non essere terribile come cosa? Cie ha un alto tasso di critico. Volendo, 10 in più di fortuna non è neanche orribile. Ma ciao Mazinga. Proviamo a vedere se muore con un colpo anche lui. Vai Kaguya. Kaboom. Blocca il luce. Ok, vediamo. Sì, è sicuramente un attaccante fisico, quindi.
È come l'altra volta. Tanto attacco, poca difesa, quindi basta un critico e vai giù. Mi piace questi robottoni, sono anche fighi, però ovviamente siamo too much forti per lui. Too much forti. Ottimo, allora, questo giro fa un po' cagare, però ecco qua. Perlomeno continuiamo con la catena. Bravo Kanji che sali di livello. Madonna mia, ad Acidi lo sfondiamo. Lo sfondiamo in due. Ma è tutto un corridoio? No, non penso. Anzi, penso sia una spirale, sai? No, ho sbagliato subito. Cioè, forse no, in realtà. Forse non ho sbagliato che è una spirale, solo che c'è anche qualche, diciamo, viuzza. Oh, tutti e tre minotauri, eh? Ecco qua, facile. Se mi usciva di nuovo Rise, la facevamo finita appunto prima. Peccato, mano arcana comunque. Vediamo. Ah, doppio cambio. Cambio. Allora, uno, due perché mi serve. Va bene, niente denaro, vediamo cosa esce. Va bene. Vabbè, carica, ok, ok, non era la mia priorità, ma l'accetto volentieri. Questa tra l'altro mi sembrava anche buona come persona. Toh, ma guarda un po', è proprio una spirale. Siamo arrivati? Beh, direi di sì. C'è qualcosa oltre questo punto, pronto senpai? Ovviamente. Oh. Eccoci, se riusciamo a vincere saremo a cavallo, avanti senpai. Lo vedo molto resistente questo. Addirittura più veloce di noi? Ah, interessante. Allora, direi di concentrarci. Direi di aumentare la nostra precisione di delusione, visto che lo stronzetto ha gli attacchi Megiddo. Direi anche noi di concentrarci, ma direi più di caricarci, sai? Direi di caricarci. Usiamo Yoshitsune. Vediamo se resiste a entrambe le cose. Tu, caricati. Ok, confusione a Kanji, Corello. Potenziamo noi invece che Naoto. E così tiriamo già un bel assautobi. Proviamo ad attaccare magico intanto. Ok. Questo non è good. Yoshitsune, vai. Yoshitsune voglio portarlo a 99 di forza. In realtà non ce n'è neanche bisogno. E comunque siamo veramente migliori noi. Sì, il potere sta diminuendo. Ora dovremmo riuscire a superare quel punto. Torniamo indietro, senpai. Torniamo indietro dove? Mano arcana. Vediamo cosa esce fuori. Beh, oddio, non mi lamento, dai. Pilastro divino. Riduce i danni subiti ma impedisce di schivare. Porca troia, mica male, eh. Buono, buono, buono. Sai che quasi quasi al posto delle statistiche potrebbe essere una scelta, eh. Ma io non ho capito cosa devo fare. Proviamo a tornare del tutto indietro.